Ci troviamo a Cremona per l'inaugurazione del Festival Monteverdi con uno dei massimi capolavori della letteratura operistica italiana, l'Incoronazione di Pompea, anno 1643, su testo meraviglioso del Busanello, che secondo me, e non lo dico per scherzo, dovrebbe essere insegnato nelle scuole, per la sua straordinaria modernità, per l'italiano, per la meravigliosa ambiguità sessuale e di intrecci politici assolutamente riportabili all'attualità che c'è in quest'opera. Ma molti libretti, secondo me, si dovrebbe pensare di cominciare a insegnare nelle scuole. È un nuovo allestimento con la regia di un decano come Pierluigi Pizzi, che proprio ieri ha compiuto 93 anni e che per il pubblico del televisionario intervisteremo in seguito, quindi non perdetevi l'intervista con Pierluigi Pizzi, che cura di questo allestimento. Non è la sua prima incoronazione di Pompea, credo sia la seconda. Regia, scene, costumi e luci. Dirige l'orchestra del Monteverdi Festival Antonio Greco e c'è un cast di giovani interpreti molto interessante che schiera Roberta Mameli, Federico Fiorio, che è un eccellente controtenore che ho recentemente ascoltato nel Tamerlano di Vivaldi e Piacenza con Nerone, e poi ancora José Maria Lo Monaco, Enrico Torre, Candida Guida, Chiara Nicastro, Luigi Morassi, Luca Cervoni, insomma molti di cui poi parleremo con le prime impressioni durante l'intervallo. Incoronazione di Pompea al Via, il Festival Monteverdi a Cremona. Ci vediamo dopo. Eccoci nell'intervallo dell'Incoronazione di Pompea, che ha inaugurato il 40° Festival Monteverdi qui al Teatro Ponchielli di Cremona. Prime impressioni: grande classe, non ci si poteva aspettare diversamente nello spettacolo di Pierluigi Pizzi, tutto giocato sui toni del nero, bianco e oro, stilizzato, un albero sullo sfondo, alcune colonne, una sfera dorata, e molta interazione tra i personaggi, condotti benissimo. Già la sensualità estrema di quest'opera porta a una interazione teatrale fra i personaggi ed è incredibile comunque come questo straordinario uomo di teatro, Pierluigi Pizzi, con 9 decenni di vita sulle spalle, riesca a conservare questa freschezza, questa lucidità nella visione teatrale e nell'eleganza e nella classe teatrale. Bene l'orchestra del Monteverdi Festival diretta da Antonio Greco, che trova le giuste sonorità e i giusti colori per restituire le atmosfere di questa partitura. Di assoluto interesse il cast riunito per l'occasione, composto in gran parte da giovani interpreti, molto brava, molto sensuale, anche in una vocalità piena e insinuante, sinuosa, la Pompea di Roberta Mameli, benissimo affiancata dal Nerone di Federico Fiorio, controtenore dalla vocalità penetrante, espressiva, attore bravissimo in scena, come del resto è Roberta Mameli come Pompea. I loro duetti fin qui, che sono intrisi di una sensualità modernissima, veramente pregnante, sono i momenti fino a qui più coinvolgenti dell'opera. Interessante il controtenore Enrico Torre, che sostiene il ruolo di Ottone. È molto numeroso il cast, è il Seneca di Federico Domenico Araldo Sacchi, ha una timbratissima voce di basso e a sua volta molto autorevole in scena, quindi un'ottima scelta anche in questo caso. Citiamo tutti gli altri componenti del cast, che sono l'Arnalta di Candida Guida, la Nutrice di Ottavia, che come sapete ha un ruolo nel travestì ed è sostenuto da Danilo Pastore, poi Francesca Boncompagni e la Fortuna, Paola Valentini Molinari e Amore, e anche un balletto, Giorgia Sorichetti e la Virtù, poi passa la palla di Emma Damigella. Luigi Morassi, che qui l'abbiamo visto come primo soldato, sarà poi Lucano nel proseguo dell'opera, e come già primo soldato ha dimostrato un'ottima vocalità e una buona presenza scenica, e poi ancora Luca Cervoni, Mauro Borgioni, e non so se l'ho già citata, la Arnalta, la nutrice di Pompea di Candida Guida, e Chiara Nicastro come Drusilla.
che dire di quest'opera, che assistere alla Poppea è come assistere a una moderna soap opera, perché c'è tutto, ci sono gli intrighi di potere, c'è un intreccio di sentimenti che non vanno mai nella direzione giusta. Chi ama una persona non viene riamato da questa persona che ne ama un'altra, o anche se è riamato quest'altra persona preferisce il potere. Ottavia è offesa dal tradimento di Nerone, certo, ma non vuole perdere la sua posizione di imperatrice. Poppea, che ha sedotto e ha avuto come amante Ottone, non l'ha dimenticato, ma certo, con le catene della sensualità e del sesso, vuole tenere a sé Nerone perché vuole il potere, e così via, in un continuo gioco di incastri e di tenuti dalla trama meravigliosa del libretto di Busanello. Per cui non ci resta che assistere alla seconda parte dell'opera, e alla fine ci troviamo per da questa sala per le impressioni finali, prima dell'intervista poi con Pierluigi Pizzi. A dopo. Eccoci. Agli applausi finali sull'incoronazione di Poppea. Oltre 3 ore di musica veramente eccezionale al servizio di un libretto di una forza poetica e drammatica straordinaria, dove si fondono erotismo, politica, tradimento, inganno, ipocrisia, tutto quello che possiamo ritrovare oggi. Ecco che si illumina la sala del Ponchielli, come sentite grande successo per tutti gli interpreti, Nerone e Poppea, cioè Roberta Mameli e Federico Fiorio sono stati bravissimi, bravissimi, Antonio Greco ha diretto molto bene il complesso del Monteverdi Festival, Enrico Torre è un controtenore molto interessante come Ottone, Danilo Pastore si è distinto nel ruolo della nutrice di Ottavia, e così via. Tutti gli interpreti sono, vorrei leggerli perché non voglio dimenticare nessuno. Credo che sia il momento, ecco, vedete Pierluigi Pizzi che ha firmato uno spettacolo di assoluta eleganza, con momenti di grande sensualità nei duetti tra protagonisti e soprattutto anche in questa seconda parte nel duetto Nerone-Lucano, dove è un duetto di sensualità e amore omosessuale, con una non velata omosessualità, ma questa è un'opera che già 400 anni fa faceva del fluid gender qualcosa di molto attuale. Ci sono uomini che cantano con voci femminili, personaggi femminili interpretati da uomini con voce da controtenore, che non dimenticano però di essere uomini. È tutto un confondersi dei sensi e del significato dell'amore e della sensualità. Un'opera veramente straordinaria, voglio citarvi bene tutti gli interpreti, per cui abbiamo Candida Guida come Arnalca, ve l'ho detto, Danilo Pastore come nutrice di Ottavia, poi anche come familiare di Seneca, così come Luigi Morassi, che ha fatto un bellissimo Lucano sia scenicamente che vocalmente, faceva anche un familiare di Seneca e un soldato. Poi c'è sono molti 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 interpreti, e ce n'era, non vorrei dimenticare, perché colpevolmente l'ho dimenticata prima, che ha un ruolo importantissimo, José María Lo Monaco come Ottavia, a cui va anche una delle aree più belle dell'opera, cioè Addio Roma, qui interpretata, e questo è un bel tocco di regia di Pizzi, come se fosse il numero tragico di una grande diva del varietà, che si conclude con un inaspettato suicidio di Ottavia, che poi Nerone con noncuranza butterà oltre la scena, farà rotolare il cadavere oltre la scena, prenderà la sua corona e la metterà sul capo
di Poppea. Quindi voglio citare ancora una volta Chiara Nicastro come Drusilla e Candida Guida come Arnalta, a cui spetta un'altra delle aree più belle dell'opera, che è l'aria del sonno, Oblivion Soave, per addormentare Poppea. Insomma, l'incoronazione di Poppea è una tappa fondamentale nella storia del melodramma e apre all'opera moderna, quasi 400 anni fa, trattando temi che all'epoca potevano fare sicuramente scalpore. Lo fanno addirittura oggi, forse chissà, nel 600 si era più aperti di oggi, può essere. Vi do appuntamento al prossimo Frammenti d'Opera, e comunque vi ricordo, non perdete sempre sul televisionario l'intervista a Pierluigi Pizzi.